Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio della nostra serie su Open Universalis 4 con il Giappone. Nello scorso episodio avevamo finalmente terminato la seconda guerra con la Russia, avevamo preso un bel po' di territori in Siberia. Non ci era costata poco, come vedete il nostro manpower è sceso drasticamente. Potremmo anche spendere un po' dei soldi per aggiornare le navi, forse. Purtroppo ho notato che siamo in un concilio, in una reggenza, quindi non possiamo attaccare. Volevo vedere però il Portogallo quante navi aveva. Allora, come navi siamo i più forti, heavy ships. Portogallo ne ha 12 di nuovo e c'ha 28 trasporti. Poi Ming è comunque la seconda forza più forte, quindi siamo tranquilli anche sotto il fronte navale con i portoghesi adesso. Fine. Ok, va bene così. Qua state, il nostro esercito sta ancora tornando a casa dalla lunga campagna di Russia, che è stata davvero massacrante. Alcuni passano addirittura per l'Himalaya. Nessuna missione selezionata. Conquer Palu. Remove Ternat from the map. Manpower recovery speed. Questo mi interessa. Ternate dov'è? Deve essere una di queste isolette qua. Secondo me è quella lì giallognola. Questa qua. Ternate, eccoti qua. Non appena arriverà il mio esercito ti manderò 30.000 uomini a salutarti. Fatti un saluto. Le mie navi, quanto guadagniamo al mese? 22.000, wow, mi piace come cosa, mi piace, mi piace. Our truce with Pomerania ended. Vabbè, non ci interessa al momento la Pomerania. I Pasai. Spagna, che c'ha anche questi territori qua, che li toglieremo molto presto. L'Australia sarà tutta nostra, molto presto. Così come anche queste cosa qua, sti qua che osano mettere in dubbio la nostra superiorità. Establish the Hokkaido. Più 5 di tasse fino al 32 per 10 anni, no. Send the medicus, chance current air will die. Oh porca troia. Air falls ill. A parte che non ce l'abbiamo un erede adesso comunque. Ecco, perfetto, è morto. E adesso chi è l'erede? No legal heir. E quindi cosa succede? Doveva succedere una nuova dinastia? Non può. Interregnum. Wow. Royal Marriage. Siamo in un interregnum. Wow, non mi è mai successa sta cosa. E quindi non possiamo dichiarare guerra a nessuno? Non possiamo dichiarare guerra a nessuno? No, l'unico paese che mi ricordo che aveva sto interregnum era la Polonia, ma non mi ricordo sinceramente cosa succedesse. Improve maneuver. No, io aspetterei la tecnologia a questo punto. Cioè io non posso fare guerra con nessuno al momento, quindi. Che palle. Aspettate. La Polonia ha iniziato adesso a guadagnare. Qui c'è il Portogallo. Se io faccio diplomacy. Non possiamo fare nessuna guerra. Io come faccio a uscire da un interregnum? Independence for Russia. No, non mi interessa. Ci sarà un modo per uscire dall'interregnum? Non ne ho idea, sinceramente. Vabbè, lo scopriremo solo giocando. Ok, questi sono tornati. No, potete pure venire qua. Supply limit, venite lì. Potremmo fare di nuovo Early Army Tradition più 1. Wow. La Francia ci ha messo come rivali. Bastardi francesi. Bastardoni francesi. Abbiamo troppe relazioni diplomatiche. Broke the island with Brazil. Ok, sono finite le tregue addirittura con. Così, devo togliere l'alleanza con gli Oriat. Dissolve this alliance. Send, grazie. Ho bisogno di punti, anche se ci è capitato comunque un interregnum non malissimo, un 4-3-3, 4-4-3, poteva andarci decisamente meglio, però adesso vorrei sapere, inaugurato il 3 Age non si sa bene, perde 10 di prestigio, National Arrest, no va bene più Unrest, grazie. Go to excellent, però al momento non saprei sinceramente cosa fare, non abbiamo nessuna guerra da poter completare. Il che mi fa un po' girare le balle.
Possiamo arruolare un leader e fare che sia un conquistador. Tanto poi lo cacciamo via dalle balle. Semplicemente per poter esplorare. Ok, mandiamo il nostro amico qua e poi. Mandiamo questi uomini lì. Ok, ottimo. Tutta la costa occidentale degli Stati Uniti è nostra. Però sto interregno mi manda un po' a quel paese tutto quello che volevo fare. Eventi di merda, provincial unrest. Spero solo che di non perdere la partita perché i Ming tipo prendono con un matrimonio con noi. Wow, tecnologia. Absolute monarchy. Oh, Republican dictatorship. Possiamo diventare una repubblica amministrativa magari. Comunque sì, va bene. Sarebbe male diventare una repubblica amministrativa. Despotic monarchy. No, possiamo solo dire restare. Solo tramite rivoluzione si può. Non so cosa succeda sinceramente. Vabbè, lo staremo a scoprire. Comunque qua questi 30.000 uomini. E raga, non posso dichiarare guerra. Che picciu. Non posso in alcun modo dichiarare guerra. Bene, molto molto bene. Quindi ci aspetta un bel periodo di pace e prosperità. Durability. Bella merda. Bella merda. La Spagna intanto qua c'ha ancora tutti i ribelli. Collezioniamo 13 da Malacca. Wow, le Filippine fanno cagare, ma Malacca invece è ottimo. Proviamo a spostarlo dalle Filippine. Dove potremmo mandarlo il mercante a sto punto? Visto che nelle Filippine fa cagare. Potremmo mandarlo in Australia? No, va bene così, allora. Moluccas, Girin, ce l'abbiamo già in California. No, California penso sia ancora... Ma è tutto California? No, questo è Alaska, come territorio coloniale. Beijing. No, va bene così. Nuove idee diplomatiche. Heavy Frigate, va bene. Tanto non possiamo, non ci servono a nulla i punti diplomatici, quindi facciamo una tecnologia. Stiamo rimontando tecnologicamente. Ma Shogun, Pacific States. Non ho capito, Pacific States. Ah, posso nazionalismo, abbiamo il casus belli del nazionalismo, vabbè. Denaro, questi va tutti perché imperialismo, va bene. Va bene così, ma perché dovrei dichiarare guerra ai miei sudditi? Colonial Independence. No, voi dovete starvene bravi e bravini lì sotto la nostra egemonia. Possiamo migliorare magari le relazioni con qualcuno? Bah, non saprei sinceramente. Spendiamo un po' di soldi a sto punto per upgradare le mie navi, che sono tutto in move ball. Sono in move ball. Cannot be upgraded. Lasciamole lì per il momento. Userei i soldi, visto che guadagniamo 35 a botta, per costruire qualche bel edificio. Building. Local production. Più 0,3, più 0,5. Questi fanno tutti cagare. Abbiamo magari qualche piantagione. Qua più 3, 0,30 non mi fa schifo. Cosa c'è qua? Local goods, bla bla bla. 0,30, 0,30, 0,30. Weapons, possiamo fare da qualche parte. 067 subito. Cosa abbiamo? Texil più 60, lo farei. E poi basta che abbiamo finito i soldi, potrebbero servirci. Russian Independentist. Non li stiamo nazionalizzando sti porcelli. Vabbè, comunque che si ribellino, tanto abbiamo l'esercito qua. Non ci interessa. Ah, ma non ho alzato manco l'autonomia, ecco perché. Chiedo venia. Avete ragione a arrabbiarvi, mi sono dimenticato di aumentare l'autonomia. Però res più 1. Più 10 qua. Oh. Ok, qua è 0, qua è 10. Qua è 10. Qua è 10. Qua è 10. Lì è 10. Qui è 1. 1, 1, ok, via. I russi adesso ci metteranno Koliman, c'è ancora dove è Koliman.
Colima, eccola qua. Ciao, alla prossima e non farti più vedere, adesso gli ci vuole almeno 2 anni ed andrà calando comunque perché... Ok, diciamo che le cose potrebbero andare meglio perché adesso non possiamo fare nulla. Sinceramente non saprei cosa fare in questo periodo, cioè si volta a gestire le colonie, andare in giro e colonizzare nuovi territori, però non posso dichiarare guerra a nessuno, che è abbastanza noiosa come cosa. Continua l'esplorazione, vai, continuiamo a esplorare qua. Portugal. Non posso manco dichiargli guerra. Spanish Louisiana. Non posso manco dichiargli guerra, il che è una bella fregatura. Shogai, bla bla bla, Sunda. Sunda non sono questi? Sunda. One for Nether will give core bla 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 to Iraqi. Cioè i Sunda hanno vinto contro... We lost the F, exhaust. Vabbè, fa lo stesso. Qua sono sempre queste qua, le togliamo. Abbiamo qua delle unità in territorio straniero. Dove? Oh, qua ci sono questi due che sono oltretutto dei mercenari, quindi li caccerei. Ciao. È vero, dobbiamo controllare i mercenari. Non c'è nessun mercenario. Detach mercenaries. Scusate, ah, i mercenari ci sono stati uccisi prima del finire della guerra, vero, non me ne ho ricordato. Ok. Qua non si capisce bene cosa stia succedendo. Metà che attacca, metà che difendo. Oh, è tornato Hirohito? È lui? No, Ikohito, vabbè, Hirohito. 145, vabbè, non è male, non è male. E New Shogun, è stato eletto dal popolo. Quanti anni ha? 18, è finito l'Interregnum, ottimo. E visto che è finito l'Interregnum, Portogallo. Come facevano una canzone parodia. Posso dichiararti guerra? I Ming non vengono perché? Fighting in another war. I francesi non verrebbero. Brasile verrebbe. La Spagna non verrebbe. Verrebbero solo i Dai Viet. No, take capital Lisboa, no. I Ming con chi stanno combattendo? I Ming. È una cosa lunga. Contro i Baimiasi. Da appena iniziata che sfiga. Perché non vorrei quanto è la possibilità che i francesi... Cosa stanno facendo i francesi al momento? Volevo vedere solo per quale motivo i francesi non vengono in guerra. Comunque qua non penso possano... Facciamo venire tutto l'esercito qua. Non penso possano crearci più di tanti problemi. Declare war. Gli Asturias stanno combattendo un'altra guerra. La Scandinavia... Distant war. Ci sta Brasile. Va bene, viene in guerra, non che mi interessi più di tanto. I Dai Viet mi preoccupano. Però vengono anche se sono in debiti. E con chi stanno combattendo i Dai Viet, per curiosità? Attacchi against Bengala. Attacchi against... Defend against l'annanna. Quindi qua comunque sono abbastanza messi male. Allora, innanzitutto però farei una cosa. Togliamo le nostre navi dal move ball. Guadagniamo comunque, ottimo. Mentre prima non potevamo manco permettercelo. Quindi la Francia non viene. Vediamo per che motivo non viene. Non vengono, aspettate. Declare war. France. Meno 32, trust, French opinion o Portugal, quindi non è una cosa che verrà. La Spagna è in debito per anni. L'Etiopia, non so cosa possa fare l'Etiopia. French is defender of the faith. North America. Però io vorrei in Australia le colonie. Vabbè, prendiamoci il North America, Wapai. Ullapai, questo qua, Ullapai, mi piace. Declare war, ci stava, andiamo contro il Portogallo.
Perfetto, Gray, neanche il tempo che il tizio si sia insediato nel suo palazzo che già abbiamo dichiarato guerra. Ottimo! Call to arms, sì, vorrei che partecipaste alla guerra, brasiliani. Mi sono dimenticato di chiamarvi. I Dai Viet hanno onorato la loro chiamata, va bene. Però adesso mi serve assolutamente qua intanto Russian Separatist. Mi sembra che queste truppe vengano qua in attesa che i russi facciano quella qualche mossa. I Dai Viet, eccoli qua i Dai Viet. Excellent, una colonia è diventata nostra. Eccezionale verrà Amanda. Qua stiamo riparando tutte le nostre navi e stiamo comunque guadagnando fior fior di quattrini, quindi mi piace. Attaccheremo tutti i territori adesso portoghese. Abbiamo move ball core, vabbè non ci interessa dei move ball. Ok, queste truppe qua, no scusate ho sbagliato paese. Ok, Leone è entrata con un'alleanza, ok qua abbiamo già vinto, wow. Veloce la guerra qua, eh. Trovateli lì. Tanto stanno arrivando anche i Pacific States of America. Pacific States, here we come. Ok. Indeed fish, va bene. Andiamo ad attaccarli anche se abbiamo un tipo di esercito non tanto favorevole alla guerra. Qui abbiamo 30.000 uomini. Questi 30.000 uomini li mettiamo il generale. Vai. Yoshi Tashichikuma. Vai. Yoshi Takishuma. Vieni qua. Invadiamo queste isole. Perché le invadiremo una a una e poi andremo in Australia. Se non so qua come se la caveranno in Australia. Stanno perdendo. Ottimo. Yuppie. Non siete capaci a fare nulla, miei simpatici amici. Qua la Francia. L'importante è che la Francia non entri in guerra. Wow, che cazzo state facendo voi lì? Porci. Questa è la mia colonia. Beccati. Gaccia. Ok, liberate quella. Non posso lasciare un uomo solo. No, non posso lasciare un uomo solo. Portuguese Mexico. Norvegia qua, wow. Non vorrei avere nulla a che fare con i francesi. Questi qua ci vedono bene, British Columbia ci vedono bene. Non è che gli inglesi hanno cambiato obiettivo. No, ci hanno messo come rivali addirittura gli inglesi, quindi. Caddo. Perché li tengono lì caddo? Ok, qua liberate questo territorio per cortesia, anche un po' in fretta. E invadiamo questi qua. Per cortesia. Se 50% questi, ok, basta. Voi potete poi venire anche voi qua sotto a fare un po' di casotto. Fare un bel po' di casotto. Le navi sono praticamente pronte. E noi guadagniamo, quindi ottimo. Eccezionale. Solo che sono dei galeoni. Sì, galeoni, quindi siamo un po' indietro tecnologicamente con i galeoni, ma non importa. Pasai pagheranno, cioè non hanno guadagnato nulla da sta guerra. Vabbè, sono un po' stupidi, meglio così per noi. E anzi, visto già che ci siamo, io farei dei claim sui Pasai, perché i Pasai mi hanno un po' scassato. Da 300 anni che dobbiamo invaderli. Covert Action fabbrica un claim sui Pasai, ma fallo su Pirac, com'è? No, che da cos'è? Quanti ne hanno i Pasai ancora? Pirac, quella qua. Vai. Ok, qua ci sono 30.000 uomini. No. Ok. Has ended. Perché has ended? Non doveva finire il matrimonio con i Pasai. Ok, lasciaci un uomo e tu vieni via. Ti portiamo in su da... Oh. Oh, si stanno attaccando a vicenda quelli. 100, perfetto, ci danno anche 100 delle nostre colonie, dai forzieri. Cosa vogliono quelli? Molto simpatico, ma non è così che funziona.
Ma il sciogun della Spagna ci ha dichiarato guerra, qua. Ah no, mi sa che no. Aspettate. No, la Spagna ha dichiarato, le loro colonie hanno dichiarato l'indipendenza. Wow, le colonie della Spagna sono diventate indipendenti. Adopting the constitutional monarchy. Sì, la Spagna perderà tutte le sue colonie, lì ci sarà da divertirsi. Guadagniamo anche soldi. Ci sarà da divertirsi, non ho capito male. Oh oh, che cazzo fa quelli? Ma come vi permettete? Mi permettete di toglierci una colonia? Su via Portogallo, arriviamo a un patto, cioè, nel senso. Aggiungiamo una tregua. Papparappa, papparappa. Questi 30.000 uomini li mandiamo qui. Ok. Abbiamo preso anche un territorio. Preso anche un territorio, va bene così. Unrest, sempre sti cazzo di cattolici, odio i cattolici. È stato un piacere affrontarvi in battaglia e uccidervi. È stato un vero piacere, un vero onore. Ok, qua stiamo colonizzando e stanno tutto per il meglio. Portuguese Australia, tu sarai il nostro obiettivo principale. Che le truppe stanno arrivando, qua stiamo invadendo. Perché seleziono l'Europa al posto che l'America? Sono un idiota, chiedo scusa a tutti. Portuguese Messico, non mi dispiacerebbe avere un Japanese Messico. Ok, andate lì. Non mi dispiacerebbe affatto avere un Japanese Messico. Poi c'è anche il French Messico. Però la Francia la vedo un po' difficile da battere, sinceramente. La vedo leggermente difficile. Questi non c'hanno manco un'armata, quindi la vedo proprio facile come cosa da attaccare. Il Brasile sta invadendo questo, il Brasile non sta facendo nulla. È in guerra ma non li sta attaccando. È in guerra anche con Spanish Louisiana War for Independence. Vabbè, allora solo la Spanish Louisiana... ho dichiarato indipendenza. Boh, vabbè. Quella è una colonia, potrei anche rubargliela. Quella sicuramente gliela rubo. Scusa, eh. Quella lì è in America. Penso sia il territorio americano. Colonial, dov'è Colonial? Sì, questa è America. Colonial California. Come vi permettete di rubarci i territori? Maiali. Schifosi aggiungerei anche. Tecnologia militare certo, 23, via. Questo cosa ci dà? Combat with più 2 e Ford level più 8. No, farei nuove unità. Asian Musketeer, Asian Dragoons, va bene. Prossima farei un paio di idee, almeno due idee. Che idea. E qua stiamo attaccando la loro capitale, ottimo. Questo invece è Messico, non ne sono sicuro. Sì, la colonia in Messico è enorme, arriva fin qua su in cima. Arriva fin lassù in cima. Cos'è Stena? Our port are blockade, vabbè, non è che ci interessi più di tanto. Ok, troviamo la minimappa, torniamo in quella dell'Australia. Dove i nostri simpatici amici sono arrivati. L'uso uno di ferocità, vabbè. Oh. Direi che abbiamo vinto qua. Grand deny, deny. Cioè 50 punti, no, adesso non mi sembra il caso di spendere così tanti soldi per 50 punti. Siete degli incompetenti voi, non siete capaci a fare nulla. Le mie navi pesanti dove sono? Facciamole venire qua, ci sono queste 10 navi. Mi stanno creando parecchi problemi. Guadagniamo comunque 10 con tutte queste navi pesanti, wow. Eccoli lì, 10 reggimenti rising up in Sumba. Dov'è Sumba? Sumba, e qua Sumba.
Come cazzo ce le porto io di 20 navi pesanti lì? Che i miei trasporti sono qua sotto? Non lo so, ma resteranno lì per un po'. Tanto qua, select army. Invadiamo tutto. Invadiamo tutto. Qua abbiamo invaso tutto, sì. Anche qua possiamo ciulargli la colonia. Perché non posso... Non posso togliergliela la colonia, per quale motivo? Probabilmente perché non c'è una... Visto oro io? No, mi sbagliavo probabilmente. Il portoghese, però io qua non posso fare, quindi burn. Oh, baby burn, baby burn. Anche quella è una colonia portoghese, vai lì e distruggila. Vai lì e distruggila. Ok. Sunda succeed. Se no i portoghesi ci stanno facendo perdere la pazienza. Mica ci sarebbe un bello sbarco in Portogallo, proprio cattivissimi. Cattivissimo ma in Portogallo. Wow, qui sono leggermente invasi, mi dicono. Cazzo, ci sono 20.000 uomini qua. Wow, non me ne ero reso conto ci fossero 20.000 uomini qua. Dove cazzo li hanno fatti sbarcare? Oh merda, via, 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 via. Evacuare, evacuare l'Australia, l'Australia invasa, via. Ok, 30.000 uomini qua devono fare qualcosa, li faremo spostare già qua per essere più vicini. Posso chiedere ai Ming di partecipare? No, sono ancora in una fottutissima guerra. Sono anche in debito. Via, 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 evacuare, evacuare. Non me ne sono accorto che hanno portato tutti quei uomini. Però aspettate. No, stanno lì, stanno. Magari riesco a portare i miei altri 30.000 uomini. Con il culo che abbiamo. Venite qua. Vediamo se riusciamo. Ok. Non so sinceramente se... Allora, dividi... Ventisei. Me ne servono ancora un paio. Uno, due, tre. Quattro. Select this unit, vai qua. E questi 22 almeno se c'è da evacuare un po' di unità li evacuiamo. Ok. Dov'è la flotta portoghese? Dov'è la flotta portoghese? Sarà passata da qua. Però che non si... Dall'alto non si vedono le flotte, questo mi fa girare le palle, perché io come cazzo faccio a stabilire dove è il nemico? 30.000. Ok, vai qua. Quante flotte ha soprattutto il Portogallo? Ha 12 flotte, non ci crea problemi a noi, sinceramente. Non ci può creare problemi, però vorrei capire dove sono. Dobbiamo sperare di riuscire a portare a casa quel tizio, cioè l'uomo della Corea. Nel frattempo capire però dove siano le flotte portoghesi, non sarebbe male. Supply limit 31, va bene così. Eccole lì. Porca troia. Se riusciamo a intercettarle. Sapevo che sarebbe successo qualcosa di brutto. Ok, siamo riusciti a scappare. Ritirati. Sapevo che sarebbe successo qualcosa di brutto.
Possiamo reclutare, possiamo chiamare degli alleati. Call to arms, send, yes, grazie. Vorrei reclutare un po' di uomini. Peccato che non possa farlo nei territori. Possiamo prendere dei mercenari, ma non è il momento. Yuan. Il problema è che c'ho quei cazzo di uomini laggiù su in Corea. Anzi, andate direttamente in Corea. Oh, cazzo! Ma pensa a te, addirittura gli etiopi che arrivano. Pensa a te che storia, anche gli etiopi che ci invadono, questa è mia nuova. Non pensavo manco gli etiopi avessero una flotta. Go to... Oh, li abbiamo sterminati quantomeno questi. Vedete, uno si distrae un secondo e 6.000 uomini etiopi ti sbarcano in casa. Ming, porca miseria, partecipa alla mia guerra. Ming di merda. Vabbè, comunque direi che per questo episodio è tutto. La guerra sì, si sta complicando. Stiamo avendo qualche piccolo problema tecnico, ma nulla di importante. Soprattutto se il Brasile facesse qualcosa non sarebbe male. Nulla di preoccupante, sinceramente. Semplicemente il problema è che, come al solito, abbiamo territori molto distanti fra di loro. E ci viene difficile riuscire a spostare in tempo tutte le unità da tutte le parti. Abbiamo anche dei ribelli, oltretutto. 14 zeloti in 5 anni. Comunque, direi che nel prossimo episodio continueremo la guerra. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!